Molto apprezzata la conferenza del professor Benito Stinà, organizzata a Siderno all'interno del spazio culturale Magla Ladra di Libri. L'esperto studioso di Dante Alighieri ha puntato i riflettori su 5 libri che conducono verso la patria celeste. Tra questi Natuzza Evolo, Il miracolo della vita di Luciano Regolo e Cronologia, cronografia e calendario perpetuo di Adriano Cappelli. All'interno della conferenza è stato presentato anche il libro del professor Stinà, Giorno celeste e giorno terrestre. Bene, è la presentazione di 5 libri che sono stati molto importanti per la mia formazione culturale. Però dobbiamo partire dallo studio casuale, o per passione, chiamiamolo così, della filosofia, a partire da Platone, da Socrate, e via via, facendo anche qualche indagine sui presocratici, e ovviamente questo è accaduto nella città di Pitagora, quando la Divina Provvidenza mi porta da Milano a Crotone. La cultura mi ha aiutato anche a migliorare me stesso, molto, a scrivere, la passione dello scrivere, anche senza avere velleità di pubblicare. Tenere il cervello impegnato, cercare di sapere, sviluppare la capacità di apprendere, e oggi con la genetica si dimostra che quanto prima il male che c'è dentro l'uomo sarà sconfitto geneticamente, perché un gene malato viene in un certo senso tolto, tagliato via e al posto del gene malato ho messo un gene sano, quindi il cancro ha ancora pochi giorni di vita, perché nel campo della biologia medica hanno fatto dei passi da giganti. Quindi io guardo con molta attenzione ogni anno i premi Nobel, perché cosa vengono consegnati, specialmente assegnati, specialmente per quanto concerne il campo scientifico, perché si sono spalancate le porte della scienza con la fotonica, la fisica quantistica e la chimica quantistica. I quanti sono delle particelle immateriali, come i fotoni della luce. Ora si sta aprendo una porta davanti a noi, che la porta della conoscenza, la particella di Dio che stanno cercando sotto il gran sasso e l'hanno trovata, adesso la dovranno catalogare. Quindi c'è la particella di Dio dentro la materia, ma anche dentro ognuno di noi. In astronomia abbiamo 4 punti astronomici principali, fondamentali, che sono i 2 equinozi e i 2 solstizi. Il solstizio d'estate nell'emisfero settentrionale si registra il giorno più lungo dell'anno, che è il 24 giugno praticamente, e la notte più corta, mentre il solstizio d'inverno del 24 dicembre a mezzanotte si ha nell'emisfero settentrionale la notte più lunga e il giorno più corto. Ci sono soltanto 2 giorni l'anno, che sono gli equinozi di primavera del 21 marzo e d'autunno del 21 settembre, che la lunghezza del giorno è uguale a quella della notte. Questo equilibrio che si verifica il 21 marzo ha fatto coniare una regola dai padri conciliari nel concilio di Nicea del 325 d.C. come bisogna fare per calcolare quando si deve festeggiare la Santa Pasqua, secondo il calendario ebraico del tempo di Gesù.
E allora la regola dice che la Santa Pasqua si deve festeggiare la prima domenica successiva al primo plenilunio successivo del 21 marzo. Poiché c'è la precessione degli equinozi scoperta dal Parco di Nicea, ecco perché il primo concilio di Nicea alla presenza dell'imperatore Costantino è stato tenuto a Nicea, in onore dell'astronomo che ha scoperto proprio la precessione degli equinozi. Questo retrocedere degli equinozi ha costretto Papa Gregorio XIII a fare la prima riforma del calendario. Riforma che non è stata sufficiente a risolvere il problema della precessione degli equinozi, che ce ne vuole una seconda riforma. E io ho scritto il libro della seconda riforma del calendario. E lo presenteremo proprio al solstizio d'estate, il 24 giugno, che poi, tra l'altro, la festa di San Giovanni Battista, a Siderno Superiore in Piazza Cavoni. Quindi, questo libro, la prima riforma, Papa Gregorio XIII del calendario l'ha potuta fare grazie all'astronomo, matematico, scienziato Luigi Lilio di Cirò. La seconda riforma si dovrà fare grazie al sottoscritto, che il Signore Benedetto l'ha preso per mano e l'ha condotto a studiare l'astronomia.